Elisabetta Canalis allo scoperto. Vorrei fare come Silvia Toffanina, verissimo. Elisabetta Canalis rivela. Vorrei un programma come Silvia Toffanin. Elisabetta Canalis si prepara per la nuova avventura. La storica ex velina di Striscia la Notizia sarà infatti al timone del programma Vite da Copertina. In onda da lunedì al venerdì alle 17. Terzo su TV8. La splendida artista ha rilasciato un'interessante intervista al Corriere della Sera, dove ha affrontato tanti temi. Dai suoi inizi alla carriera, fino al sogno di una trasmissione in stile verissimo, proprio come quello che guida Silvia Toffanin. Parlando al quotidiano, l'ex compagna di George Clooney ha rivelato anche di aver ricevuto alcune proposte per partecipare a dei reality negli USA. Ma adesso la speranza di Elisabetta Canalis è che Vite da Copertina agisca da trampolino di lancio. Spero che questo programma possa essere un biglietto di presentazione per poter fare anche altro dopo. Mi piacerebbe molto fare delle interviste a due. Un po' come Silvia Toffanina, verissimo. Elisabetta Canalis ammette. Non ho il fuoco sacro della recitazione, ma amo la TV. Difficile che Elisabetta Canalis, nonostante alcuni anni di assenza dalle scene, possa risultare sconosciuta. Anche perché una volta scesa dal bancone di Striscia la Notizia per tanto tempo, la Canalis è stata una delle principali dive italiane. Cosa che in effetti continua ad essere. Parlando al Corriere della Sera, l'ex velina ha rivelato il suo rapporto con piccolo e grande schermo. Non ho il fuoco sacro della recitazione e non direi mai che sono un'attrice. Amo la TV e quando si spegne la luce rossa puoi essere te stessa a tutti gli effetti. Elisabetta Canalis. La confessione sui gossip. Non ho amato le voci cattive. Elisabetta Canalis. Molto ben giudicata da Maurizio Costanzo prima dell'approdo al timone di Vite da Copertina. Ha rivelato al Corriere della Sera il suo rapporto con i chiacchiericci. Non farei mai del gossip cattivo. Non lo amavo quando lo subivo. Poi l'amara rivelazione. In 22 anni non ho mai avuto un mio show.